Buonasera, eccoci qui finalmente la terza puntata, il terzo appuntamento del Fresco Più Buono in Cucina. Dove ci troviamo? Ci troviamo all'interno del ristorante Buon Gusto a Castellanza e da questi appuntamenti online, di questi corsi online di cucina, è la prima volta che voi vedete l'interno della cucina del ristorante Buon Gusto, perché le altre volte, vi ricordo, chi ci ha già seguito ha visto che ci troviamo in esterna con i barbecue. Questa che cos'è? Questa è la cucina di Tigros, dove gli chef ogni giorno preparano delle specialità con i prodotti, gli ingredienti che possiamo trovare anche all'interno del supermercato. Quando c'è poi qualcosa di buono che ci piace, qua lo chef ci ispira, mangiamo al volo e poi però le stesse cose le possiamo trovare mentre facciamo la spesa al supermercato. Ma non sono sola, oltre a questi ingredienti meravigliosi c'è lui, il protagonista di oggi, che ci insegnerà a fare i salumi e a servire i salumi nel modo migliore, vero chef Davide? Esattamente, benvenuto, ciao, grazie. Ciao. Cosa buonasera, ci racconti? Buonasera a tutti, allora questa sera ci occuperemo di taglieri, quindi taglieri, sì, di salumi e accompagnamento. Benissimo. Quindi faremo il classico gnocco fritto per accompagnare questi taglieri e due ricettine velocissime, giusto per cambiare un attimino, una con il prosciutto cotto e una con la brisaola, quindi velocissime, proprio facili. La cosa, esatto, la cosa che piace a tutti è che sia qualcosa di facilmente realizzabile. I salumi li abbiamo sempre in casa perché sono il jolly, però molte volte diciamo, come li facciamo? Posso mettere sempre lì? Certo. Cioè il tagliere ci vuole, però se c'è anche qualcosa di sfizioso da proporre in modo diverso, ma noi questa sera siamo qua per questo. A proposito di tagliere, ho già preparato. A proposito di tagliere, guardate cosa ha già fatto lo chef, uno abbiamo spettacolo. Già preparato. Guardate. Un tagliere che lo mettiamo qui in favore di camera. Guardate la meraviglia, qua abbiamo cetriolini, formaggi e salumi presi qui al banco del fresco di Tigros. E certo, poi dopo vi racconterò qualcosa di interessante sui salumi e i formaggi e gli altri prodotti che si trovano qui da Tigros. Adesso io però devo prendere un po' le misure con lo chef e capire un po' come sono le tempistiche, da cosa cominciamo, perché qualcuno a casa ha fatto la spesa e magari qualcosa lo fa in diretta con allora, noi. Allora io direi iniziare subito dal gnocco fritto. Gnocco fritto, benissimo. Quindi ci procuriamo, se avete, allora, per fare l'impasto ci vorrebbe una planetaria, noi lo faremo a mano. Se a casa avete una planetaria, tanto meglio, è molto più semplice. Ok, certo. Quindi ti prendo Allora, la farina, abbiamo la farina 00. Se c'è qualcosa che ti posso passare? Beh, il latte e l'acqua. Il latte e l'acqua, sì. Dai, è facile, ce la faccio. Facilissimo. Ecco qua. Allora. Benissimo. Questi sono gli ingredienti. Io ho già sciolto il sale nell'acqua. Ho usato l'olio, possiamo usare anche lo strutto. Se usiamo lo strutto va sciolto lentamente, quindi a fuoco molto basso, deve essere liquido e va incorporato nell'impasto. Oggi lo strutto lo usano un po' i puristi, noi a casa per fare un po'... Forse ecco, con l'olio è un po' più facile, tutti sì. hanno l'olio a casa, quindi è un po' più semplice la cosa. Va bene, va bene. Quindi... La ricetta originale, effettivamente. Con lo strutto. Lo strutto, lo chef non poteva esimersi dal dire... Lo strutto. Quindi lo farò a mano, quindi non abbiamo una planetaria, lo faremo a mano. Eroi. Esattamente. Vabbè, lui è chef, meno male che fa lui. Io parlo, quindi, poi mangio, ma lui impasta. Grassa, ok. Il latte. Qui ho già sciolto il sale. Il sale nell'acqua. Benissimo. Ecco, non tutta l'acqua che andiamo a lavorarla con le mani. Non ci va il lievito, vero? No, assolutamente. Ah, ecco perché c'è già il sale, sì, esatto. Altrimenti... Quindi lo impastiamo e poi lo faremo riposare. Quindi comincio a lavorarlo piano piano. E qui devo vedere un attimino se la pasta rimane troppo dura, perché comunque cambiando la farina cambia l'assorbimento. Certo. Quindi magari un pochino più di assorbimento abbiamo bisogno di un po' di acqua. È vero. Molte volte l'acqua è variabile perché esatto. è la stagione, questo dipende... la farina, l'umidità. Sì, no, ma questo dipende soprattutto dalla forza delle farine. Alla quindi... forza della farina. Poi ecco, abbiamo usato una semplice 00. Sì, una semplice 00. Okay. Quindi la farina comune che abbiamo usato. Una cosa importante, non deve essere mai troppo morbida l'impasto. Mm. Perché comunque... Tutti gli impasti in questo modo vanno fatti riposare, quindi vengono sì. avvolti in carta film e vengono fatti riposare. Facendoli riposare in frigorifero almeno un'ora, tirano fuori proprio tutta l'umidità. E se l'impasto è già troppo morbido, diventa poi un problema tirarlo su. Ma noi adesso faremo un po' vedere a casa, dopo sì. chef, fai vedere bene la tua ciotola. Allora qua ci vuole un po' di per mostrare di come forza. Deve essere la consistenza dell'impasto. E bisogna lavorarlo un paio di minuti.
ci vuole forza senz'altro, ma sembra che stia facendo un'operazione così. Sì, sembra facile. Cioè io ero già lì sicuramente a spingere, a schiacciare. No, quasi vedo ci che, siamo. Insomma, la mano di chi è abituato, che poi è abituato, userà la planetaria anche lui. Esattamente. Che, appunto. Però insomma, il professionista si vede. Ok, impasto. Ecco, possiamo far vedere bene com'è la consistenza. Sì, in effetti non è morbido come quello della pizza, per dire. E poi faccio questo lavoro per già un po' più sostenuto. Sì, lavorandolo col palmo della mano per dare un po' più di forza. Benissimo. A questo punto lo rimettiamo nella nostra bastardella, lo copriamo con della carta film, sì, e lo facciamo riposare in frigorifero. Perché è necessario fare riposare, esatto, l'impasto. Almeno un'ora. Ecco. Questo poi per ci togliere... sono quelli frettolosi come me in cucina che dicono, vabbè, ma cosa cambia? In cucina non bisogna non mai c'è lievito, no. Perché lo devo far riposare? In cucina perché lo devo far riposare? Non bisogna mai aver fretta. In cucina non bisogna mai aver fretta, ma uno perché dice gnocco fritto, il problema, si vuol mangiare. Il problema è l'elasticità della pasta. Che lasciando riposare cosa cambia? Viene eliminata completamente. Viene eliminata. Se io comincio a tirarlo in questo momento, l'elasticità della pasta, tutto il glutine, rimane troppo elastica, okay, e quindi non riesco a tirarla. Quindi va fatta riposare, va fatta... Quindi facendola riposare sarà anche poi più facile, esatto, stendere la pasta. Quindi questa la mettiamo in frigorifero. Chiaramente adesso io l'ho già preparata. La diretta è finita perché noi facciamo riposare la pasta per un'ora. Ciao ragazzi, alla prossima. No, scherzo. Pronta. Lui ovviamente ha la sua pasta pronta, giustamente. Quindi adesso stendiamo. Ok. Ciao, allora, gnocco fritto, tutti gli italiani sanno cos'è, qualcuno la chiama anche pizza fritta, certo, torta fritta mi pare, da Parma che si chiami così, ed è un grande classico dell'Emilia, giusto? Esatto, esattamente. Che solitamente si serve appunto con un bel tagliere di salumi, formaggi. Io intanto comincio a tirare. Certo, chef, okay, tu tira, io chiacchiero, tu fai, ovviamente, così poi arriviamo bene. Al profumo di frittura, sappiamo magari che è fritto, sì, la farina. La farina, eccola qua, mi mette al lavoro comunque. Grazie. Nonostante tutto. Farina Premia, allora io vi dico due cose. Premia sappiamo benissimo, marchio di Tigros, ma io voglio arrivare subito a dirvi salumi, perché prima di arrivare qua ho fatto la spesina per gli ingredienti che potevano servire allo chef. Faccio caso bene che non solo nel reparto ortofrutta, come magari c'è più facile vedere, anche al banco dei salumi e dei formaggi c'è la famosa convenienza sempre di Tigros. Che cos'è? Sono prodotti di qualità, perché nello specifico prima stavo chiedendo il prosciutto cotto alta qualità, quindi i prodotti sono di qualità, che però Tigros ha per i quali ha formulato un prezzo che riesce a tenere conveniente. Quindi ragazzi, il meglio è qua. Il tagliere qua lo vedete, i nostri cameraman vi faranno vedere veramente la meraviglia di questi salumi. La qualità la vogliamo tutti perché siamo italiani, ci teniamo, i salumi di Tigros sono tutti prodotti in Italia, quindi noi sappiamo riconoscere le cose buone, ma ci piace anche spendere il giusto. Quindi dopo aver parlato di convenienza, ritorniamo qui a vedere come va con l'impasto, che mi sembra... Ma com'è rapido lo chef, ma com'è allora, rapido. Allora, per girare tutti questi impasti sarebbe meglio mai toccarli con le mani, no? Mai toccarli con le mani? Quindi un po' più per girarlo basta fare questa cosa, lo arrotoliamo, vedete, lo arrotolate. Arrotolato. Stendete un velo di farina. Perché mai con le mani? Perché comunque si scaldano. Perché le mani sono calde. Esatto. È vero, è vero. Quindi meno lo toccate meglio è, soprattutto se ci sono impasti con burro, tipo la sfoglia, tipo certo, la pasta brisè. Oppure anche lo strutto, no, anche se lo ci strutto, fosse esattamente. Stato. A che altezza dobbiamo tirare l'impasto? Allora, dobbiamo tirarlo abbastanza sottile. Abbastanza sottile. Adesso poi vi faccio vedere. Tipo un paio di millimetri? Esatto. Ok, va bene. Allora, allora non ci stiamo ancora perché sono 5-6. No, un attimino ancora. Poi le forme, triangolo, quadrato, rettangolo, quello che vogliamo. Cuore è un po' più complicato, però con la formina, per tutti i romantici che aprono i loro sentimenti ai taglieri e al cibo. Benissimo. Allora, abbiamo qualche segreto, qualche cosa da dire sulla famosa temperatura dell'olio? Oh. Ok, allora qui parliamo della temperatura dell'olio, bisognerebbe sempre tenerlo a 180 gradi. 180. Quindi allora, questo è un olio di semi di mais
parecchie, quindi va benissimo per le fritture. Possiamo controllare, se siete proprio, volete essere proprio precisi, con un termometro. Ecco, ma io non ce l'ho il termometro. Non c'è un termometro, un pezzettino di pasta la si butta all'interno. Un pezzettino di pasta. Cosa deve succedere alla pasta? Bollicine? Esatto, si fa bollicine. Questa cosa, vedete? Ah, ma l'olio è già caldo, io sono qua, certo, sopra tranquilla. No. L'olio è già pronto, caldo. L'olio è già a temperatura. Qua sta già facendo le bollicine. Tocca il fondo e viene subito in superficie. Certo, quando è così quando è così è perfetto. Vabbè. Importante è, magari, se fate, a parte il gnocco fritto, ma se fate anche una frittura normale di pesce, è magari scaldare prima di mettere l'olio la pentola, perché rimane sempre dell'umidità all'interno. Quindi non scaldare sembra, la ma anche l'acciaio per far fuori uscire quell'eventuale umidità che c'è, specie se abbiamo appena tirata fuori dalla lavastoviglie. Esatto, prima di mettere l'olio, scaldarla bene, poi si mette l'olio e poi si può friggere tranquillamente. Benissimo. Allora, chef, se non ti distraggo, se intanto tu vai avanti a stendere per ogni gnocco fritto, io ti chiedo due parole su di te. Come ti sei appassionato di cucina? Che alle tue spalle c'è una storia di quasi 200 anni. Esatto, portati bene, devo dire, portati bene, però sì, vai, no, niente, sono raccontaci. La quinta generazione, quindi sono 182 anni che abbiamo questo ristorante sul Lago Maggiore, Aranco. 182. Chiaramente è stato inevitabile, cioè alla fine ero come lì. Come si chiama il tuo ristorante? Il Sole di Aranco. Il Sole di Aranco, Aranco certo. Sul Lago Maggiore. Sul Lago Maggiore, esatto. Cartolina meravigliosa che tantissimi di noi in questo periodo in cui le gite fuori porta vanno per la Maggiore. Esatto. Magari qualcuno di voi che è all'ascolto, che è in diretta qua con noi, avrà già gustato. Allora, 180 anni, dici io me lo sono ritrovato, però magari avresti voluto fare il dentista. No, certo, ma comunque è un lavoro, cioè, questo è un lavoro che comunque devi avere una passione per farlo, assolutamente, perché le ore sono tante, è un lavoro impegnativo. Molto impegnativo. E quindi sicuramente se non sei appassionato di cucina difficilmente riesci a portarlo avanti. Quindi la famiglia ha saputo trasferire questa passione. Bello. Quindi 180 anni, allora stiamo parlando, allora c'era il papà, il nonno, il bisnonno, il trisnonno, ragazzi. E hanno sempre cucinato le nonne, cioè la trisnonna. Chissà com'è cambiato, proprio fisicamente, la struttura è cambiata, per forza. È in continuo movimento. Bello. Quindi, cioè il problema, la cosa particolare è che non c'è stata un'idea iniziale di come doveva essere, quindi è nato pezzettino per pezzettino. Bello. E quindi è caratteristico, particolare. E quindi cosa si trova da te? Beh, che tipo di ristorazione? Sicuramente faccio una cucina di territorio, uso tantissimo il pesce di lago e i prodotti del territorio, questo è proprio la base. E poi mi diverto a cambiare le ricette, fare altre cose divertenti. Qui abbiamo uno chef. E poi che sei lì e quindi devi fare, devi cambiare. No? Certo, sennò, quindi valorizzare il territorio come tra questa l'altro. È la prima cosa, questa è la prima cosa. Questo è uno dei valori di Tigros. Perché nel giornalino che esce, che troviamo alla cassa, c'è sempre qualcosa sul nostro territorio, la provincia di Varese, dintorni. Sì. Soprattutto in questo periodo. Assolutamente, in questo periodo ancora di più, ancora più orgogliosi dell'Italia. Viva Lago Maggiore, non è perché io abito lì, no, però insomma. Allora, qua ci siamo, okay, allora pochi millimetri di pasta. Faccio questa cosa, coltellone, rifinisco, sì. Possiamo farlo anche con una rotella taglia pizza? No, assolutamente, certo. Sì, vero, ok, benissimo, così facciamo prima. Cercate di essere abbastanza precisi nel taglio. Sì, più o meno devono avere le stesse dimensioni, vero? Così che in cottura tutto sia omogeneo. Bene. Quelli dei bordi poi andiamo a rimpastarli. Assolutamente. Mettiamo dentro quelli più belli. Una volta rimpastati vanno fatti riposare ancora. Ah, questo ancora? È importante. Ma un'altra ora? Eh sì. Vabbè, allora scartate pochi bordi. Vabbè, li teniamo per il giorno dopo. Esatto, li teniamo per il giorno dopo. No, perché un'altra ora voglio vedere se gli ospiti aspettano, ma anche non solo gli ospiti. Una volta che si frigge via. Comunque è un impasto abbastanza semplice da fare. Ecco. Non si rovina, cioè, lo potete fare tranquillamente. Benissimo. Ok, quindi siamo a temperatura, magari ne proviamo un pezzettino, vediamo cosa succede. Se e vai che il primo gnocco fritto è sceso. Bollicine. Io li ho già preparati, li ho già fatti. Certo, siamo... ve li faccio vedere. Spoiler dello gnocco fritto già pronto. Ma intanto qua la pentola sicuramente i primi non usciranno come al solito. Vabbè, il primo poi fritto è così di prova, si sa, poi dopo quello che arriva dopo. Primo fritto è di prova, ma tanto nessuno dice no, non lo mangio. Esatto. Altro che. Ecco, una volta gonfio va girato.
Okay. Bene, ok. Si vede, infatti, che se... si vede già che ha fatto, esatto, la gonfiatura in superficie. Ecco, si non gira. Dovete dimenticarlo. No. Cioè va in continuazione rigirato. Guarda, per il sempre colore. Qua, come il risotto, sempre appresso. Esatto. Va bene. Quindi, ah, continuamente, sì, girato. Ok, va bene. Io già questo avrei girato per una volta. Per dare un colore omogeneo. Eh sì, perché bisogna farlo diventare un po' dorato. Esatto. Dorato. Allora, ragazzi, quante signore a casa hanno imprecato perché si sta facendo il fritto, c'è la finestra chiusa, la aprono, cambia tutta la temperatura della stanza, è vero o no? È vero o no? Ah, beh, io ho mia suocera che dice, non mi aprire la finestra, o per lo più ce l'ha aperta quando fa il fritto, ma quando aprono le altre porte, si fa la corrente, dice che cambia la temperatura dell'olio. No, assolutamente, sono i puristi, non è così, dell'olio fritto, e quindi... L'importante, però possiamo, l'importante essere è non bruciarlo. L'importante è non bruciarlo, no, no. Quello no, 180, quindi tenere una fiamma, sì, poi... Medio-alta. Medio-alta. Medio, sì. Portarlo a temperatura e poi tenere una fiamma medio-alta. Allora, una volta buttato, con l'olio così caldo, le prime bolle e il gonfiore si raggiunge veramente subito. In un lampo. Quindi poi bisogna girare. A guardatelo punto, che bello il primo gnocchetto. Va girato. È già proprio bello gonfio. Allora, qua abbiamo messo un po' di sale nell'acqua. Sì. Ma se noi volessimo mangiarlo con una crema alla nocciola, evitiamo di mettere il sale? Ma io lo metterei lo stesso. Ma giusto, giusto. Perché il caramello salato ci insegna. Esatto, esatto. Che si quindi può sempre combinare. Il contrasto salato-dolce è sempre... Quindi noi li facciamo, sì, poi, che li vogliamo mangiare con la confettura, no, 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 col, sì, salume, eccetera. Tanto è proprio un pizzico di sale, però è il giusto per comunque dare salivazione e cambiare, okay, il sapore. Ok, ok. Benissimo. Bella la doratura, come sono dorati di nuovo si rigirano. Sì. Ci vuole un po' di pazienza. Però è molto veloce, sì, da fare. Sì, no, è molto... Perché una, ecco, volta una cosa, che si prepara l'impasto... Una volta fatti, cioè non bisogna mangiarli il giorno dopo. No, certo, al momento. Questo, sì, ma esatto, non ci arrivano il giorno dopo, non c'è nessun problema, non ci arrivano. Piuttosto preparatevi l'impasto il giorno prima, sigillato bene, lo tenete in frigo e poi l'ultimo, ecco, momento... Esatto. Riposo di un'ora, ma si può anche, no, preparare. No, assolutamente, il giorno lo, prima. Potete, lo potete tirare il giorno prima, tanto non ha lievito, quindi non cambia. Benissimo. L'importante è che deve essere ben sigillato. Okay. Perché se si asciuga, poi la parte superiore poi, esatto, non si gonfia più. Può convenire ungerlo leggermente di, no, olio? No, no. Se è sigillato bene, sì, non, sì, c'è problema. Si conserva in frigo. Esatto. Bisogna metterlo un po' a temperatura ambiente prima di stenderlo. Assolutamente. Indifferente. Va bene. Ragazzi, se avete domande, mi raccomando, scrivetecele, perché okay, io spengo le qua, faccio. Non li faccio tutti, perché tanto... Ma... ne abbiamo già un... Ok, avanti. Ma no, va bene, cioè... Facciamo un altro giro, dai. Allora. Come vuole, chef. Uno in più, non è che... Allora, vi dicevo, fate le domande per lo chef. Non troppo imbarazzanti, perché io poi le leggo e devo subito comunicargliele, ma se volete scoprire, per esempio... qualche segreto che lui ci può rivelare per servire al meglio gli antipasti, certo, qualche siamo cosa qua. Che siamo, noi siamo qua, quindi voi scriveteci, non siate timidi, mandateci i vostri saluti. Magari l'accompagnamento con i cetriolini, con le cipolline, sì, che è proprio il classico, esatto, il classico tagliere all'italiana. Cioè, esatto, il classico antipasto all'italiana, esatto, esatto, il tagliere che tutti si aspettano di trovare. Un bel aperitivo. Sì, quando si fa una cucina un po' più tradizionale, quella che non delude mai, quella che sicuramente piace a tutti gli ospiti, perché sennò molte volte, ah, ma quello non piace, quando si va troppo sul contemporaneo, sulla cucina, con un bel tagliere non si sbaglia mai, giusto? Esatto, oh, esatto. Benissimo. Prodotti al Tigros. L'ho corrotto, lui andiamo. Avrebbe finito così, ne ha buttati altri 5, ragazzi, io sono contenta. Bene, molto bene, molto bene. Voglio fare una piccola divagazione, chef, mi perdonerai, sì, ma io ho scoperto che dal mese di settembre, per tutti quelli che abitano a Milano e dintorni, c'è la consegna della spesa gratuita. Quindi andate nel sito di Tigros, visto che ormai siamo abituati a farci arrivare la spesa a casa, e andate un po' a scoprire questa bella novità. Capito? Bello. Bello, vero? La spesa però lo chef la farà lui personalmente, perché lo chef ci tiene a comprare il prodotto che cucina, vero? Esattamente, vengo qua direttamente. Dico bene. Esattamente. Ecco, ecco. Però...
Oggi l'ho fatta io, ho fatto tutto come dovevo. Perfetto, grazie. È andato tutto però bene. Io non sarei stata capace di impiattare così, quindi, no, vabbè, però, quindi parliamo di questa cosa importante, perché giustamente il salumiere ci stende la fetta. Ah, chiaro, ma bisogna, noi poi dobbiamo un attimino po' lavorarlo, quindi è ecco, un po'... la differenza però tra mettere giù la fetta piatta così, che è meno estetica, e questo bel, come dire, sembra un foulard ben appoggiato, perché se no è un attimo piegare e viene anche un po' appallottolato, no? Eh, qua certo, la fetta ha bisogno di essere esaltata. Ci vuole la mano. Ci vuole la mano. Ci vuole la mano. O qua ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, questo salame, com'è che è? Sembra un po' una rosa, un ventaglio. No, per non metterli piatti comunque vengono... Come si fa? Come si fa? Semplicissimo, allora, tutta questa cosa. Perché uno fa così, poi dopo sembra una roba piegata. Così invece rimane, no, bisogna lasciare un po' di volume. Bisogna sempre cercare di dare del movimento. Movimento. Comunque anche al piatto, qualsiasi piatto dà del movimento. Okay. Perché sennò sembra proprio... una cosa un po' piatta. Esatto, infatti uno mette lì le fette. No, è giusto che siano belle stese per portarle a casa, ma poi creare un po' di volume. Va bene, gnocco fritto fatto. Basta. Io non vorrei... Adesso mi ripulisco un attimino. Ok, intanto d'accordo. Se devi dire, così poi mi preparo per le altre... Benissimo, d'accordo. Io qua, sbirciando tra gli ingredienti, vedo che abbiamo erba, cipollina, formaggio spalmabile. Già intuisco che qua andremo a lavorare con la bresaola, e dovreste saperlo anche voi, perché nei giorni scorsi, sia nel profilo Instagram che su Facebook, voi avete visto quali sono le ricette di oggi, quindi qualcuno probabilmente è pronto questa sera per servire i fagottini di bresaola, i cannoncini al prosciutto, cannelloni. Questi li lasciamo qua. Bene, e allora se voi avete tutti questi ingredienti, potete fare insieme a noi. Lo chef sta portando via l'olio. Magari esco e porto l'olio fuori. Lo chef, meglio allontanarsi, perché sì, così allora, non rischiamo. Adesso quindi siamo arrivati o alla bresaola o al prosciutto cotto, quindi adesso lo chef torna e ci svelerà cos'è. Ma intanto fatemi un attimo sbirciare. Chef, se lei è disponibile, vediamo se è arrivata qualche domanda. In questo momento di pausa mi sembra l'ideale, per vedere se c'è qualcosa. Allora, io sono sui social di Tigros. Vediamo. Alex dice, cosa si può aggiungere all'impasto per avere un sapore particolare per lo gnocco? Beh, possiamo aggiungere delle erbe secche. Erbe secche? Quindi, che ne so, magari il timo, nell'impasto del timo, dell'origano, dell'erba cipollina tagliata finissima. Benissimo, quindi per noi cambiare, possiamo per cambiare un attimino, possiamo, alla farina, possiamo miscelarle. Possiamo miscelarle, qualsiasi profumo va bene. Qualsiasi profumo va bene, poi delle erbe secche ce le abbiamo sempre, delle spezie così per... Sì, ecco, erbe più che spezie, sì, vero? Perché magari diventa magari un po' troppo forte, esatto. Deve essere una cosa che comunque si abbina comunque al formaggio, esatto, poi dipende se Alex vuol fare un abbinamento particolare con qualcosa di diverso, allora non sappiamo, però con le erbe secche si va sul sicuro. Con cosa procediamo? Allora io direi, prepariamo la formaggella. Formaggella, quindi, è lei? Sì, eccola. Esatto, lo spalmabile. Sì, tanto spengo qua. La cipolla rossa. La cipolla rossa, grazie. Meravigliosa, di Tropea. Ah, un'altra cosa, prima, torniamo un attimo al tagliere di prima. Un passo indietro. Io avevo un po' di pane secco. Sì. Ok, che era qua. Pane secco, non ragazzi. Non ho fatto altro che tagliarlo sottilissimo. Sì. Sottilissimo. Un goccino d'olio sopra e seccato in forno. Ah, in forno, per non magari non butta, magari uno ha un pezzo di pane che è avanzato, lo tiene in freezer. In cucina non si butta via mai niente, guardate che meraviglia, e rimane, fanno anche molta scena. Sì, fanno molta scena, rimangono belli croccanti. Tegole di pane, perfette per il nostro tagliere. Aperitivo, il nostro antipasto. Certo. Spalmabili, puoi mettere il formaggella, puoi mettere qualsiasi cosa. Fantastico, questa è una bellissima idea. Semplice, allora, perché a noi piacciono le cose semplici che ci portiamo a casa. Qui mettiamo allora lo spalmabile e un po' di erba cipollina. Erba cipollina, eccola, va bene. Qua dobbiamo tagliare la cipolla rossa, facciamo una brunoise finissima. Brunoise finissima, chef, che cos'è la brunoise? Allora, si fa questo lavoro più fine possibile. Io ho già perso le unghie, ve lo dico, solo a guardare. Poi allora, si taglia, guardate con quale precisione sta incidendo. Si incide in verticale, si taglia e poi in orizzontale. Tagliamo finissimo in questo modo. Ci vuole la mano, ci vuole la mano.
Allora, io sono del segno della Vergine, dicono che quelli del segno della Vergine hanno sempre tagli sulle mani, cose, perché devono fare mille cose in contemporanea. Ditemi voi da casa di che segno siete, come ve la cavate coi coltelli. Intanto guardate, in 30 secondi, anche meno, Brunoise sono i piccoli pezzettini, dadini. Qua prendiamo dell'erba cipollina. Come la definiamo questa Brunoise? Finire, più fine possibile. Più fine possibile. Più fine possibile, che comunque si deve sentire il profumo della cipolla, ma non deve essere troppo aggressiva, quindi non deve essere troppo forte. Ok. Lo stesso facciamo con l'erba. Perché rimane cruda. Esatto. Ecco. Lo stesso facciamo con l'erba cipollina. Erba cipollina finissima. Sì. Che io a casa non ottengo mai così, perché per far prima uso le forbici e invece... Come le forbici? No. Ma no. Cioè... Vabbè. Per fare, faccio così, ta, 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 e vengono comunque, non così. Non viene così sicuramente. No, non viene così sicuramente, anche perché sennò dovrei stare lì a fare proprio una cosa di taglio, cucito, ricamo. No, va bene, vabbè, ma perché non avevi mai sentito nessuno che... Con le forbici no. Ma vendono anche le forbici multilama. Ah, sì? Sì, oh mamma mia, gli chef non sanno queste cose che noi combiniamo a casa. Allora, questo è un po' grande, però va bene. Vabbè, facciamo... Questo abbiamo, okay, così si vede anche poi meglio da casa. Spalmabile. Formagella spalmabile. Mettiamo qua. Che sarà, qualcuno già lo sa, ma noi diciamolo, per chi per caso non avesse visto... Quali sono le ricette di oggi? Sarà il ripieno di... La bresaola. Della bresaola, fagottini di bresaola. Ok. Un goccino d'olio. Allora, ma vogliamo dire le proporzioni? Allora, vabbè, qua si abbiamo... Occhio. Sì, qua siamo... Sì, è facile. Occhio, però sono... Cos'è, 250? Sì, 200, questa è 200 da 200 grammi. Ok. Ho fatto mezza cipolla rossa... Saranno stati 6 rametti, forse 10 rametti di erba cipollina e un goccino, dico proprio un cucchiaio d'olio. Ok, d'oliva. Quindi questo. Su questa confezione da 2 etti, ecco. Che è la classica confezione che sì. Troviamo, noi ci mettiamo mezza cipolla rossa, 10 fili di erba cipollina, un pochino d'olio per rendere, diciamo, la consistenza ancora più cremosa e lavorabile. Esatto, e poi amalgamiamo. Si mescola il tutto, ragazzi, facilissimo. E poi andremo. Poi, se per caso avete una tasca da pasticcere, quindi un sac à poche, bene, se no possiamo farlo col cucchiaio. Perfetto, quindi una sac à poche. Facciamo vedere un attimino intanto la lavorazione. Ecco. Velocissimo. Molto, molto veloce, sì, okay. Si vede bene tutto. Non c'è nemmeno bisogno di salarla. Perché no. Comunque il sale della bresaola è sufficiente. Giusto, è vero. Abbiamo... Quindi per non avere un prodotto troppo salato è meglio. Perfetto. Quindi un goccino d'olio d'oliva e basta. Io ho anche sac à poche, mi sono portato anche sac à poche. Lui ha portato anche la sac à poche. Giustamente, lo chef è preparato. Ma ormai è anche noi a casa li abbiamo. Ma sì, questi quelle... sono sac à poche usa e getta. Esatto. Sì, che sono pratiche. Quindi con una punta faccio questo lavoro. Allora, chef, visto che non sapevi delle forbici... Ti dico come riempio io la sac à poche, okay. come noi umani. No, fai tu. A casa io metto la punta dentro in un bicchiere. Ok. Poi abbasso tutto, così posso usare entrambe le mani, butto dentro ma così nel bicchiere. Sì, però sai, potrei fare una schifezza. Col bicchiere mi sento più tranquilla. Ok. È un buon trucco a casa o no? Assolutamente. Insomma, non lo so. Anche questo potete sicuramente prepararvelo prima. Sì, certo. Anche e il tenerlo giorno in prima frigo. E tenerlo in frigorifero. Giusto, pronto. Benissimo. Quindi una volta, adesso vediamo però facile. Con quale maestria allora, ci riempie la bresaola. Dov'è la bresaola? La rubiamo subito. Dal tagliere o no? Il tagliere è così bello. Peccato. No, infatti, dopo voglio fare una foto prima di mangiare. Ragazzi, perché su Instagram funziona così. Prima si fotografa, tutti aspettano, quando cominciano un po' a insultarti dici ok va bene ho fatto 14 foto, possono essere sufficienti, mangiamo. Allora. Eccola, bresaola presa io al banco dei salumi, il fresco. Quindi più buono. Facciamo questa cosa. Siamo nella la cucina stendiamo. Di Tigros, continuo a parlare, lo chef dice basta. La allora la stendiamo la fetta, bella fetta. Sì, okay. Esatto, facciamo così. Vediamo un po'. Molto allora, semplice. La nostra regia vede bene, dobbiamo alzare. Mi dici sposto, regia. Magari tutto spostiamo okay. La cipolla. Spostiamo la cipolla. Ok. Al ecco, centro, facciamo al centro. Benissimo. E facciamo il nostro fagottino. Una noce al centro. Una noce al centro. Una noce, non di più. Oh,
Ok, ci prepariamo chef, il nostro piatto. Chef, chissà nel tuo ristorante piatto. Quando devi preparare la linea, com'è che si dice? La linea, esattamente. La linea, vero? dici qualcosa di più. Vabbè, la linea è chiaro che... Sono tutte le preparazioni che si fanno tutte prima, le preparazioni, vero? Che non puoi fare al momento. Come cioè, in questo caso uno dice, ho gli ospiti Quando arriva la comanda dei clienti non è tutto pronto, quindi la base è pronta e poi cucina e fa una cucina comunque in diretta. Esatto. Quindi, però certe basi vanno preparate prima, perché è chiaro che... Duro il lavoro al ristoratore. Sì, noi arriviamo, ci sediamo... Però dietro c'è tutto un sapiente. Ma è bello, lavoro. Divertente, eh? Divertente. Bello, mi piace però vederlo così motivato. Oh. Ma qua è semplicissimo. È semplicissimo. Si chiude. Si chiude, lo chiudiamo a pacchettino. Okay. E poi ce li prepariamo qua. Ottimo. E uno dice, che sorpresa troverò all'interno? Mangiare per credere e per scoprire. Basta, noi lo chiudiamo così, ma poi andiamo no, a fare... No, poi ci mettiamo... possiamo anche legarlo. Possiamo legarlo quando è l'erba cipollina. Se vogliamo proprio si può fare questa cosa. Ok. Bene. Ecco. Giusto per essere un po' più... Poi dipende dalla manualità. Dipende dalla manualità, poi magari c'è una bimba con noi in casa che si annoia e noi gli diciamo fai il nodino all'erba cipollina. Poi magari sotto si mette un pezzettino di pane. Adesso sì? Facciamo chef, proprio. Passiamo il pane. Bella però l'idea, dai. Quindi rimane sotto la tegola con sopra la bresaola, è bella. Magari un tagliere. Mi piace, mi piace. Sì, perché comunque la presentazione vuol dire... Perché lo sguardo è la prima cosa che è fondamentale, che si posa sul nostro cibo. Se è fatto bene, pulito, in ordine, è subito bello. Certo. Se è sempre pasticciato non è poi... No, assolutamente. Quindi comunque anche... questa è una bella idea. Un'idea qua, oppure su un tagliere si fa sempre il fagottino. Carino. Però magari se avete l'erba cipollina un pochino più lunga, più facile, però possiamo... Che nella ciotola è bello, è pratico, però effettivamente servire ciascun fagottino... sopra una bella fetta cosa, di pane è bello, è da molto vedere. Grazioso, bello chef, dopo questo lo fotografo, mi piace. Andiamo avanti, finiamo questi. Sì, vuoi farne uno? Va bene, dai. Vediamo se riesco a mostrare le mie abilità. Evviva. Ma nodo doppio o singolo? No, singolo. Sì, eccolo già. Ecco, comincia questa erba cipollina così delicata. Allora, io ho già rotto un pezzo, chef, però forse ho rotto un altro pezzo perché... Va bene, perché faccio io, va bene. Io devo parlare, devo parlare con gli amici a casa, fateci qualche altra domanda, toglietemi da questo imbarazzo di rompere tutti i fili d'erba cipollina. Però devo dire che di solito non me la cavo male, ma è sempre così, no? È l'emozione, va bene, ah, okay, posso va dire, bene, è va l'emozione. Va bene. Ok. Allora, almeno va bene, facciamo così, ne facciamo tre, li mettiamo sul piattino. Ma con... perché a me si è rotto due volte e a lui neanche una, però vorrei capire. Mi ha dato il filo corto. Con il pane croccante. Mi voleva mettere in difficoltà. Esatto, e esatto. Mi ha dato il filo corto, va bene. Oh. Ok, ecco, guarda che bello però. Dai, okay. Ve lo faccio vedere. Un goccino d'olio, una gratatina di pepe. Bello. Qui anche un po' di grana parmigiano a fianco, guardate che meraviglia, mi piace. Perché poi io non ci avrei pensato, li avrei messi lì piatti su un tavolo, su un piatto, cioè piatti su un piatto. Invece lui li ha leggermente sovrapposti, si vede regia, mi piace. Sì. Bene, approvato. Bene. Grande chef. Bene, allora adesso questo. Passiamo rimettiamo. Al piatto numero facciamo. 3. Li lasciamo qua. Sì, perché dopo ce li mangiamo, grazie. Ok, io sposto qua tutto. Sistemo qua tutto. Ragazzi, io qua il telefono, se arrivano le vostre domande io leggo tutto. Ma non adesso perché sto sbirciando. Adesso facciamo col prosciutto cotto. Prosciutto cotto, rimane la nostra terza ricetta. Quindi abbiamo la maionese. La maionese. Ok. Benissimo. Perfetto. Il tonno. Il tonno, lo immaginavo perché mancava quello. Tonno in vetro, ragazzi, percorsi di gusto. Aspetta un aperto. Secondo. Fa niente, non Scusami. Rovescerò l'olio. Ci tengo a farlo vedere perché questo è uno dei prodotti convenienza sempre. Ok. Se avete Instagram vedete anche il prezzo, perché io ho pubblicato una foto poco fa con il prezzo di questo tonno in vetro, non ci volevo credere perché non l'avevo memorizzato. Per fotografarlo
ho guardato bene e la convenienza sempre vi direi che è, c'è tutta. E soprattutto, adesso mi ungo, soprattutto il tonno in vetro noi sappiamo benissimo che già è sinonimo di una qualità migliore, infatti è l'etichetta percorsi di gusto. Basta chef, sto zitta, no, andiamo, no, no, avanti, no, ci mancherebbe. Andiamo avanti. Allora, tolgo l'olio, sì, ok, recupero. Sgoccioliamo, sì, va esatto. Bene. Sgoccioliamo. Sgoccioliamo, ok. Recupero il tonno e faremo prima una salsina con un po' di maionese un po' densa. Sì. Quindi per poi fare il cannellone. Ok. Ne faremo un'altra leggermente più morbida da mettere sopra con un po' di basilico. Ah, ok, benissimo. Quindi sostanzialmente sempre gli stessi ingredienti. Sempre gli stessi. Tonno e maionese. Sì. Facciamo due consistenze, esatto, diverse, perché una andrà all'interno e ci serve un po' più soda. Esatto. E invece fuori, quindi sarà, diciamo, decorativa. Quindi, esatto, okay. Prepariamola prima. Va bene. Divido praticamente il vasetto a metà. Ok. Ah, benissimo. Mezzo vasetto, sì, dedicato alla consistenza... più sempre soda. La bastardella me la preparo, intanto quindi taglio taglio finissimo come sa fare lui, e io non posso dire che aver fatto questo, lo potete fare con un robottino, sì, giusto, quindi... ok, ma possiamo farlo anche con una forchetta. Con la forchetta, certo. Ma sì, facciamo prima, così non stiamo a sporcare il robottino, perché sennò frullatore tutto, immersione... Tutto dipende quando uno è preciso in cucina. Lo so, la precisione... frullatore immersione? Sì, sì, ok, va bene, perfetto. Però dai, devo dire che questa è una cosa veloce, si può anche schiacciare con la velocissimo, forchetta. Velocissimo, cioè. Ok, va bene. Quindi... cambieremo la consistenza in base alla quantità di maionese. Esatto, immagino, esatto. Immagino, esatto. Ho immaginato bene. Hai immaginato bene, okay. Quindi un cucchiaio di... Ok, per mezzo vasetto vedo che due circa cucchiai. Un paio di cucchiai. Sì. Ok, benissimo. Sì, poi per queste cose qui... Allora, vedete, deve essere... ci rivolgiamo a occhio. Una farcitura come se fosse un raviolo, un cannellone classico. Ok, sbircio anch'io, perfetto. Ah, sì, sì, è vero. Si vede molto il colore del tonno, non è... Poi sparisce. Queste cose si possono anche preparare magari il giorno prima e mettere in gelatina. Però diventa in gelatina un po' più complicata. Quindi bisogna fare il brodo, bisogna chiarificare il brodo, bisogna mettere la gelatina, portarlo a temperatura. Chiarificare, cioè, il brodo, però, va bene. Al sole di Ranco lui farà tutto ciò, mentre noi a casa, veloce, con la forchetta. Allora, povero chef, ma lui ci dice anche le cose. Scusate, intanto ragazzi, prepariamo, va bene, il è giusto, prosciutto. Ecco. Intanto mi sono portato anche un po' di erbe da casa per guarnire il bravo, piatto. Bravissimo! Erbe tocco... del giardino. Sì, giardino. Del giardino. Perché com'è il contesto? Ovviamente naturalistico, perché sì, è sul Lago Maggiore. Esatto, esatto. Ecco, ma com'è, un agriturismo? No, 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 è un ristorante, c'è una bellissima vista sul lago, sì, una bellissima terrazza. Devo venire. Sì. Devo venire. Da Brezzo di Bedro con furore io arriverò fino a Ranco. Beh, Brezzo di Bedro è bello. È stupendo, certo, oh, bellissimo. Cioè, sì, sì. Non manca la vista. Però lì, c'è una vista sicuramente diversa da quella di sì, Ranco. Sicuro. Perché tutti i puristi del lago sanno che il lago ogni giorno è diverso. Anche se c'è il sole per una settimana di seguito, ogni giorno è diverso. Quindi figuriamoci girare di qualche chilometro come cambia. Quindi allora abbiamo ristorante, poi ci sono anche le camere. Ristorante, vero? Sì, abbiamo 14 camere, 14 e anche camere, quelle tutte con vista lago. Bello, una bellissima, per un weekendino, ragazzi. Una bellissima a piscina. C'è il sito, vero? C'è il sito. Il sole di Ranco. Esatto. Ok. Voi andate a vedere com'è il sole di Ranco. Poi andate anche su Vita su Marte, il mio blog. Andate a vedere, ci sono sempre degli articoli interessanti, ricettine. Aggiungerò le ricettine che ha fatto lo chef. Ok, allora, qua anche in la questo fetta. Caso, se la fettina non è proprio precisa, la potete tranquillamente ricomporre. Ok, perfetto. Quindi anche se qua, non è intera, sacca è un poche, po'... esatto. È perché magari tagliandola comunque diventa... certo, io in effetti gli ho detto di farlo sottile e invece magari no, serviva... No, va bene. Ok, va bene. La fetta si può ricomporre, certo, perché tanto abbiamo l'interno che ci aiuta a dare la consistenza, vero? Esatto. E a cannellonare tutto, ok. Sacca poche. Sacca poche sempre. Sacca poche, ok. Una striscia. No, anche un pelino di più. Anche un pelino di più, una doppia striscia. Esatto. Ok, sì. Come se fosse una piccola salsiccia, sì, come quantità. Ma come un cannellone classico, cioè niente di più facile. Certo. Oh. Andiamo ad arrotolarlo. Oh, bella l'idea di utilizzare il coltello
Sì. Dobbiamo aiutarci, visto che non abbiamo una spatolina, useremo... Esatto, con la lama del coltello si gira bene, perché sennò magari con un dito tiri su un pezzo di fetta. Ed ecco qua. Ok. I nostri cannelloni. Andiamo a preparare il nostro piatto. E lo facciamo singolo, magari. Io aspetto, perché lo so che non è finita qua. No, no, lo so che c'è qualche altro. Ok, e adesso prepariamo la salsa. La salsa tipo tonnata da mettere all'interno. Cioè sopra, scusate. Allora, questi sono i nostri cannelloni. Lo chef ha detto, non avete la fetta precisa, non importa, perché come vedete, in effetti, lui non l'aveva proprio tutta composta ed è riuscito lo stesso a fare due cannelloni. E soprattutto, sopra questi cannelloni adesso ci andrà ancora la salsa, però... Metteremo della menta, quindi all'interno della salsa metteremo della menta. Bella la menta, non ci avrei pensato, avrei pensato... Per rinfrescare un po' il piatto. Va bene anche il basilico? Assolutamente, va benissimo anche il basilico. Anche il timo? Certo. Rosmarino? No. Rosmarino, va bene anche il rosmarino. Va bene tutto, visto ci qualche deve essere altra erba fresco, aromatica. Fresco. Sì, sì, certo, certo. Fresco sì, anche perché dà un colore più brillante. Esatto. Va bene, va bene. Ok. Quindi un taglio. Allora, il segreto per tenere il prezzemolo, la menta, il basilico sempre bello verde, sì, è dare un solo taglio. Quindi un e solo non far taglio. Morire la pianta, no, poi questo prima cosa, all'inizio. Perché volevo, far, volevo salutare la mia menta. Un solo taglio finissimo. Allora, vediamo un attimino. Okay. Tanto io sposto la un menta, attimo qua. Sì. Così. Ma quella ce l'ho bisogno però. Bisogno ancora, bisogno ancora, va bene. Ok, quindi, lo tengo qua, te lo passo io, chef. Il tonno. Ok. Allora. Questo lo teniamo un po' più grezzo. Sì. Quindi non l'ho tagliato con il coltello. Perfetto. Questa serve ancora, sì, perché andiamo un attimino a diluire. Al composto di prima, che non avevo utilizzato tutto, ma anche noi avessimo dovuto rifarlo da capo, quindi metà vasetto di tonno, un paio di cucchiai di maionese. Esatto. Si aggiunge la menta. Menta fresca. E un po' più di maionese rispetto, esatto, a prima. E poi si va. Ed eccolo qui. Ah, ecco, ce lo mettiamo sopra. Certo. Come se fosse appunto la besciamella, esatto, sui nostri cannelloni al ragù. Invece questi sono cannelloni... Come li chiamiamo? Cannelloni di prosciutto e tonno. Cannelloni di prosciutto e tonno. Un goccio d'olio. Un ancora goccio d'olio. Un paio di foglioline di menta. Bello, ci piace. Fresco per l'estate, no? Sì. Ma noi... Velocissimo poi. Cosa ci beviamo sopra? Su tutti questi salumi, gnocco fritto. Un goccio d'olio, ecco qua. Con quale vino possiamo abbinare il nostro antipasto? Io non lo so, cioè. Non lo sa lo chef? In che senso non lo sa? Non, sono troppi qua... vini che ci starebbero bene, questa è la verità. Sì, sì. Perché effettivamente, adesso io non lo so, rosso, bianco, rosso. Rosso, io direi andare sul rosso. Rosso, rosso. Qua magari che adesso c'è un po' più di freschezza. Adesso è un periodo che mi piace tantissimo il Lambrusco. Il Lambrusco? Sì. Allora, è un periodo ne ho aperta che... ieri una bottiglia per fare il vino, per fare il ragù, poi dopo lo servo a tavola. Non so perché mi è presa questa mania di servire lo stesso vino che utilizzo. Per... È vero ci sta, o no? Che ci sta. No, si esalta sta. Tutto. Lo so che magari uno dice il Lambrusco, però no, devo Lambrusco, dire che mi... ragazzi, certo. Un periodo così, poi dopo... Poi la terra è quella giusta, esatto, dico bene, esatto. Va bene, facciamo vedere. Anche qua manca un goccino d'olio. Qua ne abbiamo messo abbastanza, sì, chef. Ecco i nostri cannelloni al tonno. E l'idea della menta mi piace tanto, perché non ci avrei è pensato. È molto più fresco, quindi si può abbinare il tagliere, il da pane croccante. Da quale cominciate questa sera? C'è anche lo gnocco. Da quale cominciate? Noi inutile dire che non so che ore siano, ma poi spazzoliamo assaggiamo, tutto. Prima foto assaggiare. Di rito e poi spazzoliamo tutto. Beh, sono ricette molto semplici. Sono ricette però, semplici, comunque, sicuramente. Sì, sì, sì. Con pochissimi ingredienti uno, esatto, può fare una bella figura e preparare un bel, esatto, aperitivo. Pochi ingredienti che piacciono a tutti. Lo chef ci ha dimostrato che anche per fare lo gnocco fritto, che è quello che per semplificare un po' potrebbe richiedere la planetaria, ma si può fare in si realtà fare tutto a mano, anche qui con la forchetta schiacciamo il tonno, cioè non c'è proprio nessuna difficoltà di esecuzione, non abbiamo bisogno di strumenti secondo particolari. Secondo me l'importante quando c'è quindi un prodotto fresco, esatto, e di questa qualità non è un problema. Cioè bravissimo, lo chef avrà apprezzato la qualità, certo, dei prodotti che abbiamo utilizzato, perché questo è quello che consente
a lui di lavorare al meglio il prodotto e di essere certo di servire un piatto buono, come quello che ci mangeremo esatto. noi adesso, capito? Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Questo era il terzo appuntamento del Fresco più buono in cucina. Qui siamo stati in diretta dal ristorante Buon Gusto del Tigros di Castellanza. Presto, presto, presto c'è il quarto appuntamento. Però io non vi dico niente, né quando, né cosa, così che sia una sorpresa e voi andate a vedere sui canali ufficiali di Tigros, Facebook, YouTube e Instagram. Quello che vi ho detto prima dei salumi, andate su Instagram e su Facebook e vedete voi stessi quant'è il costo del prosciutto cotto di qualità, va bene? Grazie amici, alla prossima, grazie chef. Grazie, adesso noi mangiamo. Assaggiamo. Sì, adesso noi assaggiamo. Bene. Devo fare una foto perché ci tengo.